today. I feel like pleasing you. Ciao, oggi voglio fare un breve racconto di una serata unica. Non oso definirla magica, però alla Darsena del Sale di Cervia, mercoledì scorso, 23 agosto. Tanto per cominciare, la Darsena del Sale ritengo sia la più bella location, se vogliamo parlare in inglese così, della Riviera Romagnola. È magica, è qualcosa di storico, qualcosa di antico, che oggi vive in una maniera con spettacoli, con cene, e essere nella bellezza è tanto importante. Prima c'è stata la cena e io ho documentato una conversazione, metti una sera a cena con, non c'era soltanto Marina Tonini, Luca Donini, ma è arrivata Linda Corrias dalla Sardegna, l'avvocato, è arrivato Alessandro Meluzzi e quindi ho fatto una lunga conversazione. Questo è l'inizio di quella cena con la mia telecamera. Poi per chiedermi se questa cosa era credibile. Allora metti una sera a cena, Linda Corrias, Alessandro Meluzzi. Ecco, solo un breve inizio, vi faccio vedere la fine, perché poi pubblicherò l'intera conversazione tutta in piano sequenza. Questa è la fine di quella conversazione a tavola. Bello ascoltare queste cose nella bellezza, perché poi alla fine, qui siamo alla Darsena del Sale di Cervia, vedi, il bello. Io proprio su questo vorrei dirti una cosa, guarda, lasciami ancora questa parola perché mi è venuto in mente un pensiero che voglio lasciare a te perché venga sentito da molti a futura memoria. La versione integrale di questa conversazione la pubblicherò, però ho dovuto interromperla perché altrimenti dovevamo cenare, non venivo neanche a prendere le ordinazioni. E durante la cena ho mostrato video e fatto ascoltare conversazioni inerenti all'argomento della serata, che era spiritualità ed extraterrestri. Dopodiché ci siamo trasferiti dentro, nella sala dell'acqua, nello splendore interno della Darsena del Sale. E lì vi faccio vedere l'inizio della serata. Allora, buonasera, benvenuti a questa seconda parte. Partiamo subito. Marina Tonini, io l'ho conosciuta per la storia di Om, non sapevo minimamente che lei avesse dei contatti con extraterrestri e tutte queste cose. Ero affascinato da questo fatto dell'Om. Ciao Red, buongiorno. Buongiorno, ma scusa, come la puoi definire quello che tu hai fatto alla Darsena del Sale? Cerimonia, che cos'è? Una meditazione, un tipo di meditazione, ne facciamo almeno 10 tipi, quello lì è uno dei 10. Ok, allora Marina Tonini ha iniziato questo tipo di meditazione. Adesso chiudete gli occhi, fissate il punto focale mezzo agli occhi, quindi fa che io possa sentire con la tua mente. Fate dei bei respiri, focalizzatevi su questo punto, chiudete gli occhi e ascoltate il respiro. Ascoltate il respiro. È stato molto interessante davvero, anche perché liberatorio, e poi in questa scenografia, all'interno di questo edificio, era tutto magico, come magico è stato il finale, con Luca Donini
che dopo aver suonato campane tibetane, addirittura una conchiglia e flauto, ha preso la percussione, un tamburo, ed è stato un finale incredibile. Dopodiché abbiamo risposto alle domande, eccetera, e siamo andati avanti fino all'una di notte. Io ringrazio Leo Cavalli perché? Perché lui ha avuto il coraggio di portare in un edificio così prestigioso qualcosa di totalmente alieno, in tutti i sensi della parola. E è stato tutto esaurito in pochissimo tempo, le persone sono andate via felicissime e questo è importante. Per terminare volevo ringraziare alcune persone che sono venute, mi hanno portato dei doni, ad esempio Gianandrea Ventura Gregorini mi ha portato della spirulina verde originale che coltiva lui, questa spirulina poi va mangiata e fa benissimo. Poi sarò scemo che durante una registrazione mi metto a mangiare e non si può parlare con la bocca piena, me lo dicono sempre, perché io, vabbè, 3 secondi che finisco la sbirulina. Agnese Sartori è venuta dal Messico, mi ha portato questo libro, Voci profetiche sul tempo presente, e poi dentro c'è un braccialetto fatto dagli indigeni Maya, un ciondolo di terracotta originale Maya e una bellissima dedica. Poi altre cose. Lui si chiama Fabio Mancini, l'uomo della gratitudine. Guarda questo bel quadro. L'uomo della gratitudine. E infine Eleonora Tranquillo ha fatto questo quadro che si chiama, è dedicato alla Holly, e si chiama Holly una cagnolina stellare. Eccolo qua, che adesso appenderò. Quindi grazie, grazie a tutti quelli che sono venuti. È una serata da ripetere, ok? Perché siamo stati tutti molto, molto bene.